Beh, così state scrivendo un romanzo. Mi sta aiutando il dottore. Sì, quello che mi avete fatto leggere, devo dire la verità, è molto interessante. Racconta un poco della mia vita, ricordi, impressioni, delusioni, rinunzie. Ah, perché vi sono state delle rinunzie, non è vero? Perché voi siete così entusiasta del vostro matrimonio e così convinta che lo sarete sempre, che vi fanno meraviglia le rinunzie mie. Ma io non dico che sono entusiasta, ma mi accontento e sono soddisfatta. Ma come, non sei entusiasta? E lui, non ci vuole niente più. Eppure voi che lo ragioniere rinunziate a qualche cosa. Questo lo posso anche ammettere. E che vuoi ammettere tu? A cosa rinunzi? Ma fammi il piacere. Ma senti, adesso zia Memè fa litigare pure i signori Agnello. Ah, io sono franca e dico la verità. Quando mi innamorai dell'avvocato che abitava al secondo piano del palazzo nostro, per prima cosa lo dissi a mio marito. Salvatore, se ti conviene così e se no ci dividiamo, ricordati però che teniamo un figlio. Lui capì, perché la buonanima non era un cretino. E così trovammo la pace nostra, lui da una parte e io dall'altra. Zia Memè siete veramente classica. Mi avete detto classica per non dire siete una scombinata. Non mi sarei permesso. Perché non sapete dire la verità? Il fatto mio lo sanno tutti quanti, pure perché non ne feci mai un mistero. Perché non lo dovrei dire apertamente? Per entrare nella cella comune io pure. Mio fratello lo sa, perché a Peppino ho sempre detto tutto. Donna Rosa è al corrente, al dottore ho raccontato ogni cosa, per filo e per segno, perché mi sta aiutando a scrivere. Don Antonio non ha mai capito niente. Ma pure gli altri della famiglia lo sanno, compresa Giulianella. Mio marito e l'avvocato sono morti tutti e due. Dovrei fingere perché ci siete voi. E se non lo sapevate, lo avete saputo adesso. Ma la mia vita è stata felice, o perlomeno ho fatto tutto il possibile per farla essere come volevo io. Ma allora scusate, ci dobbiamo tutti rassegnare ad abbracciare una croce e vivere senza la speranza di uscire dalla cella comune? I presenti sono sempre esclusi. E poi non è detto che non esistono matrimoni riusciti. Ci sta pure chi indovina, Ma se sbaglia, come ripara? E io perché cerco di aprire gli occhi a Giulianella? Non vi pigliate colla a Don Federico, perché quando si sbaglia in due. Si capisce che la felicità mi è costata qualche cosa, ma ho saputo resistere. Se da una parte la gente parlava, dall'altra io mi sentivo a posto con l'avvocato, che non rubava niente a mio marito, e con mio marito, che non aveva l'umiliazione di lamentare il furto continuato e l'abuso di fiducia. E sapete qual è il titolo del libro che voglio scrivere? Dite. Ah, se permettete, la primizia la voglio dare io, perché si tratta di un titolo veramente originale, vi dispiace? No. Il titolo è questo: sì, ma ci vuole coraggio. Però bravo, proprio così. Ci vuole coraggio, pulizia interna, purezza di sentimenti. Io non sono istruito come il dottore e mia sorella. Io scrivo intelligente con due G e cuore col Q, però capisco più di quello che la gente crede. So cogliere i particolari, le sfumature di una situazione e mi rendo conto della ipocrisia, la falsità, del furto continuato e l'abuso di fiducia. Cavaliere, finalmente avete parlato! Da che ci siamo messi a tavola non avete detto una parola! E ha parlato per dire sciocchezze. Virginia, prepara la carne con le patate e condisci l'insalata! Subito, signore! Buon appetito a tutti! Che è stato? Papà, non ti senti bene? Cavaliere! Ho detto buon proseguimento a tutti! E ve ne andate! Sì, non tengo più appetito! Ma voi non avete toccato neanche una forchettata di maccheroni! Ma il piatto come ve l'hanno dato, così è rimasto! Cavaliere! Dovete fare onore, sennò Donna Rosa si offende. Per Donna Rosa se ho mangiato o non ho mangiato non ha importanza. L'importante per lei è che avete mangiato voi. Io? E che c'entro io? C'entrate, ragione, voi c'entrate sempre. Ma che stai dicendo? Ma no, quello papà vuole dire che mamma si preoccupa degli ospiti prima di chiunque altro. Donna Rosa è una padrona di casa perfetta. Cancellieri Agnello, se non parlate fate meglio. La pazienza è pazienza, la mia è arrivata al massimo. Cavalier. Ma se vi diamo fastidio ce ne possiamo pure andare. Statevi bene. Ma quale pazienza? Ma che stai sopportando? Mi capisco io. Sì, e dobbiamo capire tutti. Così è meglio che non parlo, se non pure Sansone con tutti i filisdei. Ma chi sono sti filisdei? Che c'entrano sti filisdei? Parla chiaro. Io me ne volevo andare appunto per non arrivare a questa. Ne parliamo stasera, Lucy, stasera. Adesso non è il caso. È perché stasera che ci abbiamo i segreti, noi parla. Io ti sento e ti possono sentire tutti quanti. Parla! Con i figli presenti. Oh, Madonna. O ci stanno i figli o non ci stanno presenti, non è la stessa cosa. Insomma, io per questa donna non esisto più. Mi tratta come se fossi un servitore. La mattina quando esco di casa per andare al negozio non se ne accorge nemmeno. Quando torno a casa io la saluto, sì e no, mi risponde con la testa voltata dall'altra parte. Una volta era lei che mi preparava la camicia pulita, i pedalini, il fazzoletto. Adesso me la devo cercare io questa roba e spesso per non perdere tempo esco con la camicia del giorno prima.
Da 4 mesi donna Rosa si è cambiata nei miei confronti. Non mi parla più. Se la interroga appena appena risponde. Tutto quello che faccio io è mal fatto. Non mi posso muovere che le do fastidio. Insomma, un insieme di cose che mi dicono chiaramente quanto e come navighiamo io e lei in un mare torbido e infetto. Addirittura! Non essere esagerato, Peppino! Fra marito e moglie, per motivi di convivenza, si vengono a determinare stati d'animo simili a questi. Bravo, bravo. Ma poi si parla. Io così, tu così. E si ristabiliscono i rapporti di una volta. Ma qua non si tratta di io così, tu così. Don Peppino non ha detto tutto quello che voleva dire. Hai capito? Si rospi il corpo, te lo senti. Ognuno si tiene il rospo suo. E se il tuo ti dà fastidio e ti mette in condizioni di fare la figura di Pulcinella che stai facendo peggio di tuo fratello che se n'è andato, fallo uscire fuori. Il mio me lo tengo e sta bene dove sta. A me quanto ti stio. Come avevi ragione poco fa e come è stata aperta, limpida la tua vita. Invece eccola là, mia moglie, la vedete? Tutta profumata di colonia, tutta ingioiellata. Pure l'anello di fidanzamento si è messa e il bracciale che le regalai per la nascita di Roberto. Vergogna! E con il golfo turchese che si è fatta regalare dal ragioniere Iannirlo. E io seduto qua, fesso fesso, in continua ammirazione di questa tresca schifosa. Cavalli, ma voi vi siete reso conto di quello che avete detto? Ma tu sei pazzo. È pazzo. Perché mi sono messa i gioielli, l'acqua di Colonia e il golfo turchese. Andiamo. Queste sono cose veramente nuove. No, Elena, aspetta. Io non ho affatto l'intenzione di sottrarmi ad un'accusa così grave. L'amicizia è amicizia. E in questo momento sento che il cavaliere ha bisogno di una parola umana che solo io gli posso dire. Per giungere a questo vuol dire che il cavaliere, giustamente o ingiustamente, ha sofferto. Perché chissà da quanto tempo si è tenuto dentro, diciamo così, il rospo. Per quanto mi riguarda, ho il dovere di dire che ho stimato questa famiglia come stimo la mia. E che voglio bene tanto al cavaliere quanto a donna Rosa con lo stesso sentimento rispettoso che mi lega a tutti e due. Cavaliere, se volete credere a queste mie parole che sono sincere e partono dal cuore, bene. E se no, che vi devo dire? Non mi resta che chiedervi scusa dell'equivoco che avete preso e che involontariamente io avrò provocato. Elena, adesso ce ne possiamo andare. No, no, voi dovete restare. E per quale ragione dovresti uscire di casa mia? Qua ci stanno i figli. Julian, vieni pure tu, vieni. Mamma se ne intende con ragionieri. Così ha detto papà, tu non dici niente. Maria Carolina, tu nemmeno parli, eh. Roccati, tu non te ne eri accorta, che mamma faceva l'amore con ragionieri. Tu te ne devi andare. Non ragioniere che è una cara persona. I miei figli sanno chi sono e come la penso io, tu no! Tu non vedi niente, né come ho cresciuto i figli, né come ho portato avanti una casa. Vicino a questi morti, qui ci sta la salute di donna Rosa Priore. Ho sputato sangue su questi pavimenti per mantenerli puliti e lucidi. Così! Volete sapere qual è stato tutto il fastidio che ho avuto per i figli? È nato Roberto, un bracciale. È nato Rocco, il laccio d'oro. Qua sta Giulianella, lo spillo di brillanti. E poi, indifferenza, strafottenza, disprezzo. Non mi vedete avere più, vattene! No, si aspetta. Tieni. Questo è Roberto. E questo è Rocco. Questa è Giulianella. Io non ho bisogno degli oggetti per